Festa grande a Cesarana in occasione della inaugurazione dei lavori di restauro alla Rocca Estense, reso possibile grazie ad Arcus e le fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Monte dei Paschi di Siena. Ad aprire la cerimonia il sindaco Moreno Lunardi, che ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato in ogni modo a questo progetto per far tornare questa rocca agli splendori di un tempo. E questo grazie al contributo importante dato dal senatore Marcucci all'epoca, che era sottosegretario ai beni culturali, con l'apporto di Arcus della Fondazione Cassa del Risparmio, in parte minore della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la Rocca di Cesarana è stata inserita in questo recupero delle rocche e fortificazioni della Garfagnana e Mediavalle, un recupero importante, la nostra rocca ne aveva bisogno e speriamo che serva da trampolino di lancio per uno sviluppo turistico di cui ne abbiamo bisogno noi, ma anche la Garfagnana stessa. La rocca nasce sulla base di una chiesa romanica fortificata poi per conto del governo estense. Piero Biagioni è l'architetto che ha curato il recupero, ma è anche uno storico. Cesarana, nella seconda metà del 400, acquista una importanza strategica notevole. Perché? Dopo che la Garfagnana diventò Estense, Cesarana venne a trovarsi in prossimità di un confine con la Repubblica di Lucca. Infatti, alle nostre spalle, il paese di Lupinaia rimase fedele a Lucca e quindi c'era bisogno di controllare questo confine e ci fu la necessità di potenziare una piccola torre medievale, una piccola fortificazione, fino a farla diventare una rocca vera e propria. Poi il taglio del nastro, anticipato dalla benedizione di Don Biagi. Oltre al sindaco Lunardi, il presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, Davide Saisi, il professor Zucchi e il 92enne Tiberio Turriani, che era sindaco negli anni 80, quando il comune acquisì la proprietà dell'antica fortificazione. La serata si è conclusa con un piacevole concerto della Filarmonica del Giglio di Fosciandola.